Se siamo in diretta, se riusciamo a essere in diretta, vediamo. Oggi lo sto facendo attraverso il computer per vedere se migliora l'audio, quindi adesso lo controlliamo e non abbiamo. Eccoci qua. Dovremmo essere in diretta e vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata per capire che cosa sta succedendo sui giornali. Beh, ieri ha parlato, ed è come sempre straordinario, il presidente del Consiglio, l'arciconte Duca Conte, che si mette a Palazzo Chigi e ci racconta esattamente tutto quello che vuole fare. È il libro dei sogni. Questo vale un po' per tutti quanti i politici, sia chiaro, perché io di sogni come quelli di Conte ne ho sentiti tantissimi. Non è la prima volta che sento un politico che ci racconta cose mirabolanti che farà infrastrutture. Io mi ricordo persino il mio adorato Berlusconi che stava lì da Vespa con la lavagnetta a raccontare tutte quante le infrastrutture che si devono fare in un paese. C'è un'emergenza un po' diversa oggi e l'emergenza è che all'interno, quando io sento parlare Conte di TAV, quando sento parlare Conte di alta velocità, quando sento parlare Conte di semplificazione del codice degli appalti, io non ci credo, non ci credo, non ci credo perché quello là è esattamente il motivo per il quale non abbiamo fatto fino ad ora grandi lavori pubblici, è il motivo per il quale è dovuto cadere un ponte per fare il ponte Morandi, è il motivo per il quale non abbiamo fatto la gronda, per cui abbiamo ritardato di fare metà delle infrastrutture. Io mi ricordo una puntata, me lo ricordo come fosse ieri, dalla Palombelli, in cui era presente il ministro all'epoca del Sud, la Lezzi, che prometteva la Bari-Napoli, a cui sono particolarmente legato. Secondo voi è pronta la Bari-Napoli? Beh, secondo me non hanno fatto praticamente nulla rispetto alle promesse che ci avevano raccontato. E comunque ieri Conte ci ha spiegato come deve spendere i soldi. Tra l'altro, oggi andando a leggere il piano in dettaglio sui giornali, mi sembra sia il Sole 24 Ore, il piano di infrastrutture sarebbe della bellezza di 196 miliardi di euro. Avete capito cosa vuol dire 196 miliardi? Cioè 196 miliardi, è quasi difficile scriverlo quanti soldi sono. E secondo voi questi fenomeni di grillini, di terrapiattisti, di PD, di Cuor di Leone spendono 196 miliardi? Questi non riescono a spendere manco 2 miliardi per comprarsi le Golie, altro che 196 miliardi. E litigano, tra l'altro, racconta lo stesso pezzo che indica i 196 miliardi sul Corriere della Sera su come semplificare, cioè quello che dice il commissario come Morandi, il PD non vuole i commissari, Renzi invece vuole i commissari, poi ci sono gli appalti, poi ci sono i controlli, poi ci sono i soldi che devono arrivare o non arrivare, quelli che arrivano dall'Europa e quelli che non arrivano dall'Europa, poi si litiga su chi ci dà i soldi. Ragazzi, buongiorno, oggi l'audio è molto meglio, bene, perché ho messo il mio, oggi lo sto facendo dal PC, vediamo se funziona anche diciamo in streaming bene. L'altra questione fondamentale della giornata è come i giornali credono il libro dei sogni di Conte, ma questo avviene per tutti quanti i presidenti del Consiglio, i giornali governativi ci credono e gli altri no. Insomma, oggi i giornali governativi sono il giornale Catto Grillino L'Avvenire e il giornale Borghese Grillino che è diventato il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera. Conte, patto per la ripresa e l'avvenire è più o meno lo stesso titolo, cioè credono alla ripresa di Conte. Convocate le parti sociali, ma che ci fai con Landini, Furlan e Barbagallo? Con tutto il rispetto, ma che ci fai? Ci fai il sugo? Qua ci vogliono il sindaco Bucci piuttosto che Toti, piuttosto che il sindaco De Caro. Prendeteli di tutti i partiti, magari non prendete quelli che hanno proprio chiuso le regioni, cioè i cagasotto. Prendete sti sindaci e ditegli: vogliamo fare questo ponte? Prendiamo io, guarda, anche l'odiato De Luca, cioè quello là che vorrebbe il lanciafiamme, che dice tutte quelle minchiate. Secondo me, se lo metti a commissario di una tratta dell'auto, come possiamo dire, ferroviaria, la fa. Cioè le persone ci sono che lo fa. Prendi Pasqualino Monti, quello che fa l'Authority di Palermo, ti fa 8. È ritornato lo stretto di Messina. Conte è riuscito a raccontarci di nuovo lo stretto di Messina, il ponte sullo stretto. Vabbè, stati generali dell'economia, minchiate, fumo nell'occhio, fumo negli occhi e nei titoli dei giornali. Casellino ha ottenuto il suo risultato perché il Corriere della Sera e l'Avvenire credono alle minchiate che ci raccontano. Gli stati generali dell'economia. E poi la critica, l'unico che degli stati generali dell'economia dovrebbe far parte, diciamo per definizione, che è il capo degli imprenditori, questo Bonomi, che in realtà invece viene sbertucciato perché dice Bonomi ha detto delle cose. Com'è che attacca Bonomi? Perché Bonomi
se l'era presa con lui e quello gli risponde, non mi ricordo, insomma lo insolentisce. Ma l'altra cosa stupenda è che i giornali governativi titolano su questo, ma in realtà quello che sta avvenendo, e mi spiace avere ragione, è che in questi 2 mesi di lockdown, voi siete là, la paura, i giovani che stanno lì facendosi lo spritz, eccetera, chiudiamo tutto, a Bergamo non volevano chiudere, per quello c'è stata la moria di persone, mentre in tutto il mondo tenevano ancora aperto, noi non tenevamo aperto, abbiamo perso 400.000 posti di lavoro, 400.000 cristi che non hanno un posto di lavoro. E come spiega oggi Belpietro molto chiaramente, non è l'unico, sulla prima pagina della Verità, è diminuita la disoccupazione dell'8,5 al 6, ma la diminuzione della disoccupazione è un effetto ottico, cito Belpietro, perché in realtà non è che è diminuita la disoccupazione perché ci sono meno disoccupati in Italia, vi ho appena detto che ci saranno 400.000 persone che tra marzo ed aprile hanno perso il posto di lavoro. No, sapete perché diminuisce la disoccupazione? Perché c'è meno gente che cerca il lavoro, cioè persone rassegnate che stanno a casa e non cercano neanche il lavoro, la morte civile. Siamo riusciti ad avere il tasso di occupazione, cioè il numero di italiani che lavorano, fatto 100 gli italiani, è il più basso, uno dei più bassi d'Europa, è sotto il 57%, sotto 57 italiani su 100 che lavorano, e gli altri non fanno niente. Niente! Oggi Renato Farina sul Libero ha colto uno degli aspetti più interessanti di questa vicenda, e cioè il 93% dei dipendenti statali vorrebbe continuare a lavorare a casa per non fare assolutamente nulla! Nulla! Perché qui io mi sono anche rotto le palle, ve lo dico francamente. Ma quanto sono bravi i dipendenti statali, ma quanto sono brave le maestre, ma quanto sono bravi tutti, sono tutti bravi, tutti bravi. Io sono convinto che ce ne siano di bravi. Figuratevi un po' voi se tra 3 milioni di persone non ce ne saranno centinaia di migliaia di ottime persone, ma non ci prendete per il culo, perché qua i bravi sono gli artigiani, i commercianti, il ceto produttivo che si fa un mazzo così, non ha il telelavoro, non ha il culetto al caldo, non ha l'illicenziabilità come hanno i dipendenti pubblici, cioè i dipendenti pubblici. In realtà quelli bravi hanno una sola frustrazione, di stare tra una massa di cretini, questa è di lavativi, scusatemi, di lavativi. La grande frustrazione di un dipendente pubblico è che è circondato da una massa di lavativi e che non si va avanti per merito, ma è una frustrazione che, mi spiace per loro, è una tremenda frustrazione, molto inferiore alla frustrazione del 90% del ceto produttivo italiano che il lavoro rischia di perderlo e che se sta a casa non si becca manco la cassa integrazione. E comunque il 93% dei dipendenti pubblici che vogliono fare lo smart working, cioè l'home working, vuol dire semplicemente che hanno capito benissimo della loro irrilevanza. Sapete che farei io se fossi l'editorialista principe del giornale unico del virus? Avrei fatto una norma semplicissima: così come per i privati c'è la cassa integrazione, c'è anche per i dipendenti pubblici, perché siamo in un momento di emergenza, o no? No, per carità, e qua mi sono preso l'antipatia del 90% delle persone che forse vedono questa zuppa. Poi, in realtà 484.000 persone che cercano il lavoro, e Tito oggi su Repubblica dice che sono dei numeri impressionanti, cioè devo andare su Repubblica per capire che questi numeri del ceto produttivo e dell'industria che non gira sono impressionanti. Sul Corriere della Sera, che andiamo alle favole di Conte, su Repubblica, che è improvvisamente diventato giornale antigovernativo, vediamo i dati seri che dicono: ragazzi, ma siamo pazzi, ma vi rendete conto in che situazione ci troviamo? Questi non si rendono conto, oggi lo spiega Gervasoni molto bene sul giornale, che le rivolte americane, sì, hanno un'origine razziale, ma sono rivolte soprattutto di sfiduciati, di gente che non ha più lavoro, sono legate ai 40 milioni di disoccupati americani, che comunque hanno un sistema che si riapre molto più velocemente del nostro. Se noi continuiamo così, altro che quei cazzoni di Pappalardo, noi qua ci troviamo la gente normale che si lamenta e va per strada con i forconi. E questa cosa dei forconi non la dico io, non la dice Pappalardo, non la dicono gli arancioni, la dicono ormai i editorialisti di Repubblica, che conoscono anche Giannini recentemente sulla stampa, che hanno minimamente il polso della situazione superiore rispetto a quello che hanno in home working, probabilmente al Corriere della Sera, e in church working, quelli dell'avvenire. Ma manco in church, magari andassero in chiesa. Secondo me non ci vanno neanche in chiesa, perché in chiesa beccherebbero un po' di gente normale che gli spiega come stanno le cose. Conte attacca, abbiamo detto, Bonomi per le parole infelici, e tutti quanti lo citano. Questa roba qua, Conte vorrebbe fare opere ferroviarie, stradali, per di più molte al sud. Questa è un'altra cosa geniale. Cioè, io sono d'accordissimo, figuratevi in voi, vengo dal sud, io vorrei fare una Bari-Napoli, una Bari-Roma, che fu un ferroviaria, che è incredibile come funziona, o andare in Sicilia in maniera normale. Però, insomma, se tu pensi che spendi 191 miliardi che ti dà l'Europa, ma a parte che non te li darà mai in questi termini, per fare soltanto opere al sud, quando le opere devono essere fatte in tutta Italia, io penso soltanto alla Liguria, non me ne frega niente la Liguria, ma non fare la gronda vuol dire
uccidere un porto. Non fare bene Gioia Taura vuol dire uccidere un porto, non collegarla all'entroterra, ovviamente. Ma comunque, l'altra cosa che mi diverte, anzi mi che trovo drammatica, è un'altra cosa molto banale, perché questi pensano tutto ai monopattini, alle piste ciclabili. Sono tornato a Milano, ho visto quella stupidaggine incredibile che ci vuole veramente un disegnatore pazzo o ubriaco a inventarsi, come si chiama, Corso Buenos Aires e Corso Venezia con la ciclabile fatta per gente che vuole rischiare la vita. Ma comunque, oggi sul mattino c'è l'unica notizia importante della giornata. Sapete qual è l'unica notizia importante della giornata? Il mattino la cita, l'FCA, cioè lo stabilimento di Pomigliano, non apre. E perché questi cazzoni, invece di fare conferenze stampe con Casalino, con le bellissime inquadrature di Palazzo Chigi, avrebbero potuto capire che più che i monopattini in Italia il problema è dell'automotive. Se l'automotive non riprende, se non riprendono le fabbriche dell'indotto, della Fiat e non solo della Fiat, lavoro non ce n'è, altro che 400.000. Questi sono da prendere a calci nel sedere. Danno gli incentivi al monopattino, alle biciclette, non rendendosi conto che questo è un paese industriale basato sulle auto e stiamo qua a farci le pippe con i sindaci di Milano e non solo di Milano che fanno le piste ciclabili. E oggi, giustamente, il mattino di Monga cosa titola? Beh, insomma, l'FCA a Pomigliano non apre. Ma perché dovrebbe aprire? Perché i concessionari dovrebbero aprire? Perché dovrebbe, per quale motivo? E ai 400.000 vorrei segnalare che oggi non lavorano e hanno perso il lavoro. I 160.000 che quel genio del nostro governo del gioco legale hanno detto: no, il gioco legale, le sale bingo, dice Crimi, sono ben contento che siano chiuse. Poi vanno tutti a casa di Crimi a prendersi il posto di lavoro. Anzi, Crimi il posto di lavoro non ce l'aveva prima che qualcuno lo votasse. Spero che non ci sia qualcuno dei giochi legali che tra Villarosa, Crimi e questa genia di geni che ci ha portato vada avanti. E Gualtieri titola giustamente oggi Verità giurava, nessuno rimarrà indietro. Io direi che anche questi giuramenti, nessuno rimarrà indietro, lasciano veramente il tempo che trovano. Direi che ne abbiamo persi tanti di persona. Il foglio fa parte, diciamo, della classe giornale, scusatemi, Corriere della Sera e Avvenire. L'Italia ce la può fare, spunti di ottimismo. Poi dopo, se vai a vedere bene le dichiarazioni di Tria, eccetera, che più che spunti di ottimismo, qua nel pezzo che fa Cerasa, onestamente, io trovo solo spunti di pessimismo, cioè dicono siamo nella M, speriamo di potercela fare. Io per primo spero di potercela fare, ma non con questa classe dirigente che soltanto Giuliano Ferrara pensa che sia la miglior classe dirigente del mondo, cosa che lui ha scritto sul foglio. Io veramente sono imbarazzato. Zaia, intervistato al Corriere della Sera, dice: beh, insomma, mi sembra un libro dei sogni. E se lo dice uno che di sogni ne ha pochi come Zaia, c'è da credergli. Beh, vabbè, oggi c'è un pezzo di Travaglio contro Sala, ieri ne abbiamo parlato, che è incensato da Cazzullo, da tutti, da Enrico Letta, da tutti quanti i giornali, perché e lo prende in giro Sala, Travaglio prende in giro Sala, quindi per conto di Conte, insomma il governo non ama Sala e questo è del tutto evidente, perché sennò Travaglio non l'avrebbe attaccato in questo modo, e in realtà lo attacca su un punto debole, un fianco debole di Sala, perché quando Sala dice vorrei il governo dei migliori, beh, insomma c'ha buon gioco Travaglio a dire: ma scusatemi, ma chi sarebbero i migliori? La trovo molto divertente. Divertente anche tutta la vicenda dell'app Immuni, perché questa app Immuni che hanno scaricato, secondo le cronache oggi dei giornali, 1 milione di italiani, in realtà, e come racconta bene Marco Lombardo oggi sul giornale, il problema dell'app Immuni è che hanno messo, e poi c'è Chiara Gamberale, perché un po' di Repubblica rimane, no? Che se la prende, perché hanno descritto la mamma col bebè e il papà che lavora, mentre io conosco famiglie completamente diverse. Sì, anch'io le conosco famiglie diverse. Potevamo metterci anche la famiglia con due uomini, con due donne, potevamo metterci la famiglia del single, potevamo metterci la famiglia con i nonni, potevamo mettere quello che vuoi. Ma c'ha ragione Lombardo, c'è già questa cagata pazzesca che si chiama App Immuni. Arriva quando l'immunità è completamente, quando il virus è, come dice Zangrillo, è clinicamente morto. Ci hanno sbamballato milioni di carte, authority che se ne occupano, politici che ne parlano, trasmissioni della minchia come la mia televisiva che se ne occupano. Arriva questa App Immuni e non c'è sta più il virus. Non c'è più il virus. A parte il fatto che gli italiani non la scaricano, non c'è più il virus. E noi di che cosa ci occupiamo? Che hanno fatto i disegnetti col papà che è al lavoro e la mamma col bambino. E capirai, e lo definiamo sessismo. Ma pensiamo alle cose serie, peraltro, perché definirlo sessismo? Può essere banale? Può essere una cazzata? Sì, è una banalità, ma posso dirvi che io trovo drammaticamente banale oggi descrivere la società moderna con due gay. Allora, due gay alla società moderna. Due gay possono essere conservatori, due gay possono andare più d'accordo con me che con Chiara Gamberale. Possono
pensare più come me che il virus è una minchiata di quanto lo possono pensare con la Chiara Camberare. Anche questa identificazione. Cioè, non è possibile sempre ancora ragionare come negli anni Ottanta. E quindi il problema dell'app Immuni è che questa idea della mamma col bambino è sessista. No, non è sessista. Se volete, è semplicemente banale. Banale, come sarebbe banale oggi di definire la famiglia moderna diversa rispetto a quella tradizionale. Che palle che ci dobbiamo occupare di Immuni, pagine e pagine che invece della privacy e dei controlli si occupano della mamma col bebè. Veramente imbarazzante. Rivolte americane, Gerbasoni oggi ci spiega quello che vi ho detto, che c'è molto di più, il solito ottimo reportage di Rampini. Mi aspettavo di più da Ranieri sul Foglio, di cui io leggo sempre con attenzione le cronache, però in realtà semplicemente mette in evidenza, in maniera molto cronachistica, che il segretario della difesa americano è